Buona. Marchisio. Asamoah, bella questa per Vidal che parte leggermente in ritardo. Poi riprende però il pallone, lo toglie Radovanovic. Asamoah, Asa, la percussione doppia. Ancora Asa, limite, sinistro, il suo piede. Gol! La Juve in gol! Al minuto numero 16! La mette dentro con il numero 22, Kouadouo Asamoah. Due uomini del Chievo in barriera. La distanza è giusta. Pirlo ci pensa, la barba è sempre più lunga. Attenzione, la conclusione è in porta, ragazzi, respinge, gol! La Juve in gol di giustezza, il Principino va a metterla alle spalle della portiera, al minuto numero 8, Claudio Marchisio fa 30 nel suo tabellino, nella sua storia juventina, gli esce dalla pelle, si tocca il petto. E giura eterno amore alla sua vecchia signora nella settimana di San Valentino, il gol del Principino, 2-0. Occhio ragazzi, Toro dentro l'area, Pelissier, pericolo, Buffon, anticipato, autogol clamoroso nostro, mi sembra Lichtstein. Autogol clamoroso della Juve. Non c'è riuscito Toro da loro, ce l'abbiamo fatta noi, gollettino lo dobbiamo sempre dare. Minuto numero 50 e 37, rivediamo. Buffon si è trovato il pallone davanti. Lichtstein ha cercato di allontanare, ha sbattuto addosso a Cáceres. Il cross centrale, ragazzi, esce, porta quanto gol! Gol! Lo stavamo aspettando, il gol di Nando! Una partita in colore del Re Leone, il guizzo vincente che rassicura i nostri dirigenti in tribuna, i tifosi sui divani e noi in tribuna stampa, 3-1. Dai divani, urlatelo forte, se no non vi sente, ha segnato Fernando! Fernando! Fernando!